Il quadro che emerge è il quadro di un'Italia molto prudente, molto poco propensa a gettarsi non solo nel gioco ma negli investimenti a rischio, nell'innovazione non conosciuta. Un'Italia ancora di formichine che sta attenta a cercare più un guadagno certo che una grande vincita o una grande possibilità. Un paese in cui i giochi con vincita in denaro sono sempre più una componente del gioco, cioè un modo di giocare, un modo di avere la propria dimensione ludica, così come non è il gaming, così come tante altre attività. I giocatori chiedono che venga un po' tolto lo stigma che spesso li contraddistingue, pur avendo coscienza della problematicità e della gravità del gioco patologico. Oggi si parla giustamente con grande attenzione del tema delle ludopatie, il rischio però a volte è quello di cancellare tutta una dimensione del gioco come espressione ludica e come espressione anche di una normalità, di una ricerca di uno strumento anche per raggiungere dei desideri altrimenti irraggiungibili. Allora, sicuramente il modello italiano è un modello che va a tutelare direttamente sia il concessionario sia il giocatore. È un modello che naturalmente è controllato da tutto il sistema di sicurezza nazionale, ma bisogna andare a verificare direttamente il consumatore, quindi il giocatore, in modo tale che non si possano verificare situazioni di ludopatia, in modo tale che questa persona non vada a sperperare, a spendere direttamente tutto il proprio salario e tutti i propri averi all'interno del gioco. Il gioco online o il gioco direttamente d'azzardo sono sicuramente dei temi importanti perché da una parte possono portare a degli introiti per il giocatore e anche per l'erario dello Stato, ma sono sicuramente tematiche che vanno attenzionate sia dal punto di vista della sicurezza dei dati ma anche della sicurezza della persona per non compromettere la propria vita sociale e familiare. Non mi ritengo, in quanto difensore del gioco legale, amico delle ludopatie, anzi mi ritengo il primo che combatte le ludopatie, perché in un sistema legalizzato, controllato, in un sistema nel quale l'imprenditore del gioco è corresponsabilizzato, si riesce meglio a controllare la degenerazione del gioco. E la degenerazione avviene in tutti i sistemi, c'è la degenerazione nel mondo dell'alcol, c'è la degenerazione in tanti settori, ma appunto una regolamentazione liberale, puntuale e nell'interesse nazionale permette di dare quei risultati che il proibizionismo non ha mai dato. Ecco, quindi una risposta che va data dalla politica in modo spero trasversale per arrivare in questa legislatura a una riforma che tuteli l'interesse pubblico tutelando entrate erariali, imprenditori del gioco, ma anche i malati del gioco, che sono i primi che beneficerebbero di una nuova regolamentazione in uno spirito veramente liberale. Il gioco è stato sicuramente vittima di un pregiudizio che ha portato ad una regolamentazione sicuramente totalmente bizzarra, è il caso di dire. Io ritengo che ovviamente bisogna iniziare a ragionare in maniera diversa, sicuramente l'attenzione verso il consumatore è un'attenzione che già c'è, che già esiste, perché teniamo conto di una cosa, che l'operatore legale ha a cuore la salute del proprio consumatore. Cito noi tabaccai, giocatori, il consumatore, il giocatore noi lo conosciamo, e casomai il cliente che ci abita sopra la tabaccheria, conosciamo la propria famiglia, quindi molto spesso il primo limite al gioco patologico, all'eccesso di gioco, è il caso di dire, molto spesso il primo limite è rappresentato proprio da noi che limitiamo il giocatore. Non ci facciamo sicuramente scrupolo di intervenire nel momento in cui vediamo un giocatore che conosciamo, un amico sostanzialmente, un frequentatore del locale, nel momento in cui vediamo che esagera, ovviamente noi interveniamo. Quindi l'operatore legale in prima linea verso il gioco patologico in favore
di quello che è la tutela della salute pubblica. Il punto rimane sempre appunto l'opinione pubblica, che in questo momento non ha le informazioni sufficienti per capire lo stato dell'arte del settore dei giochi, e quindi su questo bisognerebbe creare una maggiore informazione, e non soltanto appunto in generale opinione pubblica, ma forse anche al consumatore, anche al futuro giocatore magari. E in questo senso magari momenti di dibattito e di divulgazione, di educazione possono favorire sicuramente una visione del gioco anche in un senso più ampio, perché poi abbiamo visto con appunto la ricerca presentata che in realtà il gaming, anche il gioco vincita in denaro, sono forme di intrattenimento delle persone, fanno ormai parte appunto della vita delle persone.